L'errore principale da evitare è sicuramente quello di strutturare la proposta secondo la logica, se vogliamo, vecchia o comunque quella preponderante nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo. Ripeto, non si fa più tanta ricerca, non si fa assolutamente ricerca di base nello strumento piccole e medie imprese. Alla Commissione interessa che queste proposte, già a partire dalla fase 1, quindi se vogliamo una pre-proposta, dimostrino il grado di innovatività della soluzione proposta e soprattutto il fatto che ci sia potenziale di mercato, e quindi è necessario, già prima di presentare una domanda per accedere alla fase 1, è necessario fare un investimento su un'analisi di mercato preliminare.